Subito a salutare l'onorevole Nino Lopresti di Futura Libertà, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a voi. E grazie di aver accolto il nostro invito su Radio Yes. È un piacere, grazie. Al Presidente della Camera Gianfranco Fini, nel corso della calda seduta di quest'oggi è arrivato al suo indirizzo anche un giornale, mentre non è stata consentita la votazione di fatto ai ministri. Questo è quello che sembrano contestare almeno la maggioranza e il Popolo della Libertà. No, guardi, la vergogna di questa giornata risiede nel fatto che è stato sconvocato un consiglio dei ministri, consentire ai ministri di precipitarsi in aula e a votare e quindi di sopperire alle carenze gravi che ha questa maggioranza dal punto di vista numerico. E non è vero affatto che è stato impedito ai ministri di votare. I ministri sono arrivati, sì. Qualcuno di essi faceva finta di sbagliare l'inserimento della scheda, andava saltellando a destra e a sinistra per cercare di votare nel tentativo di attendere che arrivassero altri. La seduta è rimasta aperta per circa un minuto e mezzo, la votazione, mi scusi, è rimasta aperta, sì. Un minuto e mezzo, e quindi non è affatto vero che è stato limitato il diritto di voto. Tant'è che poi sono arrivate anche le note da parte del Partito Democratico, che ha dichiarato invece che il Presidente della Camera Fini aveva lasciato per troppo tempo aperta la votazione. Addirittura, quindi insomma, presiedere la Camera è difficile, significa cercare di dare, accontentare tutti, e come vede poi nessuno rimane contento. Ma la cosa vergognosa, la cosa sulla quale bisogna veramente riflettere, è che purtroppo ormai nel nostro Parlamento si è raggiunto un livello così basso, così degradato, che veramente è molto triste, e non fa onore alle istituzioni, non fa veramente onore alle istituzioni. Quello che poi è accaduto ieri con quella sceneggiata, con quella farsa inscenata, da chi dovrebbe difendersi? Il ministro Rutta è stato il punto più basso del degrado politico-morale di questa legislatura. Si riferisce alla schermaglia tra il ministro della Difesa e il Presidente della Camera? Non si era mai visto che un ministro mandasse a quel paese il Presidente della Camera, una cosa veramente indegna. Adesso il punto su cui si batte, insomma, gran parte della maggioranza è il fatto che il Presidente della Camera Gianfranco Fini, essendo passato ovviamente a Futuro e Libertà, avendo fondato Futuro e Libertà, non sarebbe più in grado di gestire serenamente la Presidenza della Camera. Che cosa rispondete voi a questa accusa? Ma guardi, questa è un'accusa falsa, quanto infondata, perché Gianfranco Fini ha sempre condotto i lavori della Camera con imparzialità, e questo è il dovere del Presidente. Poi lui non può certo per causa del suo alto ufficio rinunciare alle sue idee politiche, quindi coloro i quali usano questo argomento sono banali e veramente ridicoli. Ecco, onorevole, noi la ringraziamo molto di essere intervenuto sulle nostre frequenze, sappiamo che ha un po' fretta, quindi ne approfittiamo per salutarla e ringraziarla nuovamente. Grazie a voi, grazie, arrivederci, buonasera, grazie a tutti. A lei, all'onorevole Nino Lopresti di Futuro e Libertà. E intanto ricordo ancora quello che è accaduto nella giornata di oggi, facendo una breve sintesi a beneficio dei nostri radioascoltatori, non avendo modo di farla prima. Questa mattina alla Camera era in programma l'esame del provvedimento sul processo breve, che è ripreso nella giornata di oggi dopo quello che è accaduto già nella giornata di ieri, disordini in aula e nella piazza davanti a Montecitorio, con gli insulti all'indirizzo del ministro La Russa e tra l'altro anche la bagarre tra lo stesso ministro La Russa e Gianfranco Fini, il lancio di monetine ai ministri e ai parlamentari, che è venuto proprio fuori da Montecitorio con la manifestazione indetta dal Partito Democratico e poi degenerata, evidentemente, come tutti abbiamo avuto modo di vedere dalle immagini sui maggiori telegiornali. Oggi sono avvenuti nuovi tafferugli, nuove violenze verbali, fortunatamente, con il Presidente della Camera Fini colpito da un giornale, il ministro Alfano ha tirato la testa dei deputati che i deputati usano per le votazioni verso i banchi dell'opposizione, la deputata del Partito Democratico disabile argentina è stata in qualche modo offesa da un esponente della Lega. Di fatto però, dall'altro canto, c'è da segnalare che il Partito Democratico, con il suo esponente l'onorevole Bindi, ha proposto già questa mattina alla piazza di manifestanti di non abbandonare il presidio, parlando al megafono proprio alla folla. Tutta in salita quindi l'avvio della giornata, tutta in salita anche perché è stata nuovamente rinviata la discussione del provvedimento sul processo breve, provvedimento che sta causando così tante polemiche, sia per un clima non sereno, come ci ha spiegato l'onorevole La
la boccetta del Popolo della Libertà poco fa, sia per una situazione politica che evidentemente rimane comunque un po' attesa, come ci ha spiegato l'onorevole Nino Lopresti di Future Libertà. Di questo continueremo a parlarne con i nostri ospiti di qui a brevissimo, subito dopo la pausa.